Have a nice week. Lucetti. L'altro giorno, mentre parlo con un membro del mio team, questa persona mi dice che ha un problema e che si sente particolarmente limitata da una serie di regole che abbiamo deciso di mettere in pratica per lavorare insieme. Allora gli chiedo: in che modo ti senti particolarmente limitata? E questa persona mi risponde spiegandomi con precisione il perché e il per come. A quel punto io le dico subito: ok, a me sembra che questa idea, questo progetto che hai in mente sia facilmente realizzabile anche rispettando una per una tutte le regole, basta un pizzico di creatività. A quel punto la sua espressione cambia completamente e mi dice qualcosa come: in effetti, se la metti così mi piace, potrei considerarla una sorta di sfida. Quando pensiamo di avere un problema, il fatto stesso di chiamarlo problema crea un'aura di pesantezza incredibile intorno alla questione che dobbiamo affrontare. Ma come cambierebbe il nostro stato d'animo se invece di problema lo chiamassimo sfida? Devo affrontare una sfida? O progetto? Sto lavorando ad un progetto. Di sicuro cambierebbe completamente il nostro modo di rapportarci alla questione. E una sfida o un progetto sono qualcosa che chiunque può affrontare, chiunque può superare. E alla luce di questo, ecco tre modi testati da moi, non sempre funzionano, ma spesso, per riuscire ad affrontare i nostri problemi. Sfide. Primo, pensa a qualcuno che rispetti profondamente, una figura che consideri il tuo modello, qualcuno a cui ti ispiri costantemente, può essere un membro della tua famiglia, un amico, qualcuno al lavoro, una figura del passato. E di fronte alla sfida da affrontare, chiediti: ok, che cosa farebbe lui o lei in questa situazione? Ad esempio, cosa farebbe Nelson Mandela? Gandhi? Steve Jobs, soprattutto al lavoro, cosa farebbe Steve Jobs? Se non ti piace tanto lo stile suscettibile, irritabile, chi potrebbe essere? Non lo so, pensaci, qualcuno che davvero ammiri in una specifica area della tua vita, a seconda di dov'è il problema che devi affrontare. Naturalmente le persone che ho nominato sono persone che non sono più tra noi e se anche fossero tra noi probabilmente non sarebbe facile trovare il loro contatto sulle pagine gialle o internet e chiamarli al telefono. Non importa, se è una persona che ammiriamo, naturalmente abbiamo letto i suoi scritti, sappiamo quello che diceva, le idee per cui si batteva e quindi è molto probabile che possiamo perlomeno fare una congettura su come quella persona si comporterebbe per affrontare questo problema. Secondo, ricavati uno spazio tranquillo, solo per mezz'ora, 40 minuti massimo, e prova a generare 25 idee che ti vengono proprio così, anche le più ridicole, per poter risolvere il problema, sfida, per poter affrontare la sfida. Quindi butta giù tutte le idee che ti vengono in mente e soprattutto puoi decidere di farlo da solo, ma consigliabilissimo, fallo anche con gli amici, con i familiari, con qualcuno che ti aiuti a pensare fuori dagli schemi. C'è solo una regola da rispettare ed è il fatto di non bocciare nessuna idea durante la fase di brainstorming. Butta giù anche quello che sembra impossibile e irrealizzabile, non sai mai come i punti possono collegarsi e puoi anche integrare questa idea con l'idea precedente e cioè cominciare a chiederti: ok, che cosa farebbe questa persona al mio posto, quale idee probabilmente le verrebbero fuori? Alla fine del brainstorming sono sicura, e ci metterei la mano sul fuoco, che almeno 3 o 4 idee tra tutte quelle generate sono davvero una soluzione valida per aggirare l'ostacolo. Ora, una cosa che potrebbe capitare mentre fai questo esercizio è quello che prende il nome di barlume di intuizione. Hai presente quando abbiamo quella sensazione di pancia che guida le nostre decisioni? Sappiamo esattamente quello che dovremmo fare. Molto spesso non diamo ascolto a quelle sensazioni che consideriamo inaffidabili. Ma il noto ricercatore Gary Klein, nel suo libro che prende il nome di Intuizione al lavoro, racconta come il 90% delle decisioni critiche che prendiamo siano proprio prese di pancia, seguendo quello che lui definisce barlume di intuizione. Che cosa si intende per barlume di intuizione?
Quando ci troviamo ad affrontare un problema o una qualunque questione emerge che dobbiamo affrontare, ah, no, ho detto problema, sfida o ostacolo da girare, i primi 30 secondi dal momento in cui il problema sorge sono quelli in cui la nostra intuizione ci sta parlando. E quindi è importantissimo riuscire a capire e a carpire immediatamente quello che stiamo sentendo in quel momento. Ma bastano 30 secondi perché subito dopo torniamo di nuovo a razionalizzare tutto quanto e a perdere la bussola e la rotta. Quindi quello che puoi fare è tenere sempre con te un qualunque dispositivo, carta, penna, telefono, quello che preferisci, per scrivere immediatamente le sensazioni che provi quando un problema sorge. Forse ti è venuta in mente una persona a cui potresti chiedere aiuto o un luogo particolare dove potresti recarti, oppure uno strumento che potrebbe darti una mano. Di sicuro il barlume di intuizione non ti darà la risposta definitiva, ma perlomeno una direzione da seguire. Ma ora è arrivato come sempre il momento più bello, il tuo momento. Condividi qui sotto nei commenti qual è un problema che potresti cominciare a ribattezzare come sfida o progetto e qual è l'ultimo progetto o l'ultima sfida che ti sei trovato ad affrontare in maniera piuttosto creativa. Ricorda di condividere tutte le tue riflessioni qui sotto perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeu.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Ciao!